Bentornati su Sai Che Web TV, la web TV che condivide e valorizza le belle realtà del territorio pugliese. Oggi parleremo del rinnovo delle licenze per il commercio su area pubblica in posteggi collocati in mercati, fiere di attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte dei produttori agricoli. E stavolta è un Sai che ha valenza nazionale. A fianco a me Vito Pollicelli, il responsabile del Coop di Castellana Grotte, che ci spiegherà tutto quanto. Vito, ci spieghi per favore in cosa consiste questa disposizione ministeriale circa il rinnovo delle licenze? Però, prima di tutto, di cosa si occupa il Coop? Grazie Valeria e buongiorno a tutti i spettatori di Sai Che. Il Coop è un centro di avvio per attività produttive, nasce nel 2018 ed è collocato nell'agenzia di servizi Assi Service di Via Aldo Moro. Di che cosa si occupa? Il Coop si occupa di attività commerciali, artigianali, di aperture, di strutture extraalberghiere, insomma è un servizio a 360 gradi che offriamo alla collettività in ordine all'apertura, trasferimenti e quant'altro riferito ad attività commerciali. Questo è il Coop. Per quanto concerne poi la domanda riferita al decreto ministeriale, tengo a precisare, vorrei fare un passo indietro, che questa è una vecchia direttiva cosiddetta Bolkestein del 2004, a noi riferita nel 2006 e fatta propria dal Ministero nel 2010, con la quale si stabiliva che non c'era più il tacito rinnovo delle concessioni, ma bensì le stesse si esaurivano al 31/12/2020. Fatto questo, le associazioni di categoria, perché le selezioni non erano in automatico ma erano soggette a bando pubblico, c'era la possibilità che venivano da fuori regione ad occupare posti dei nostri amici commercianti che occupavano già da tanto tempo, c'era questa possibilità e quindi le associazioni si sono fatti carico di questo provvedimento e il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto recente del 25 novembre 2020, ha stabilito che non era applicabile la Bolkestein al decreto legislativo 59 del 2010, ossia che queste licenze non erano più soggette a bandi pubblici, ma potevano essere rinnovati a seguito di tacito rinnovo da parte delle amministrazioni comunali. Cosa devono fare i nostri commercianti ambulanti e tutti coloro i quali si trovano in questa condizione? E ti rispondo subito, nessun adempimento da parte dei nostri amici che fruiscono delle licenze per i mercati su strada, perché il procedimento verrà avviato d'ufficio dai comuni dove loro espongono, nel senso che il procedimento avviato il 31/12/2020 si dovrà esaurire entro e non oltre il 30 giugno 2021. Saranno valutati tutti i requisiti oggettivi, le iscrizioni nelle camere di commercio come ditte attive e per quanto riguarda poi anche le regolarità del DURC, quindi nessun adempimento da parte dei nostri amici commercianti che fruiscono delle licenze attualmente decadute e scadute al 31/12/2020. L'amministrazione, in sede di verifica dei requisiti per il rinnovo delle concessioni, andrà a verificare tutta questa condizione che comunque, laddove in presenza di criticità, verrà comunicata all'utente, al beneficiario, che avrà 10 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Dopodiché, se la criticità non è superata nei termini di cui ho detto prima, sia nei 10 giorni, purtroppo la licenza verrà revocata e quindi il posto messo a concorso. E quali sono i requisiti necessari affinché le licenze vengano rinnovate d'ufficio? Sì, come dicevo prima, i requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza delle licenze sono quelle di onorabilità, e per onorabilità dico che non devono esserci in capo al soggetto pendenze di tipo
professionale, perché per i danni al patrimonio, per i danni verso pubbliche amministrazioni, per la condotta non corretta. E poi ci sono, come ho detto prima, altri requisiti che dovranno essere presi e valutati da chi poi dovrà rinnovare le concessioni, e sono quelle della dittativa Camera di Commercio e la regolarità contributiva in termini di DURC e di TOSAP per quanto riguarda la tassa sulle occupazioni di suolo pubblico. Questi sono i tre requisiti fondamentali. Quali sono i tempi per la concessione delle nuove licenze e la loro durata? I tempi massimi sono fissati al 30 giugno 2021. Questo nel buon esito dell'istruttoria, valutati i requisiti che ci siamo detti prima. Le licenze hanno durata dodicennale e scadranno a dicembre 2032. Le licenze che non verranno assegnate perché viziate da criticità in ordine ai requisiti che ci siamo detti prima, verranno posti nella disponibilità del Comune, che li porterà a pubbliche selezioni con successivi bandi da pubblicare sul BURP pugliese della Regione Puglia. Questo è quanto. Vito, hai parlato di bollettino ufficiale della Regione Puglia, ma ha la valenza in Puglia o è a livello nazionale? Sì, spiego meglio allora questo mio concetto. Nel senso che laddove il Comune riscontra delle criticità in ordine al rinnovo della licenza del soggetto beneficiario, non attribuisce la nuova licenza, quindi viene revocata perché in mancanza di requisiti, e quella licenza, quel posto disponibile nel mercato, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione del BURP, che è il bollettino ufficiale della Regione Puglia, consultabile da tutta la comunità europea ed ha valenza nazionale ed europea. Sono norme europee applicabili anche nella fattispecie della condizione locale, laddove quella licenza non verrà rinnovata per criticità nei requisiti detti prima. I destinatari di questo provvedimento dove possono acquisire queste notizie? Allora tutti coloro che sono interessati al rinnovo delle licenze possono consultare i siti istituzionali dei comuni d'Italia, parlo d'Italia perché ogni comune ha l'obbligo di pubblicare le linee guida al 31/12/2020 in riferimento a quelle che sono state le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico. Ringraziamo il dottor Vito Pollicelli per le informazioni importanti. Sicuramente saranno apprezzati dagli interessati. E ringrazio te, Valeria, per lo spazio che hai voluto dedicarmi. E ringrazio la trasmissione che conduci, sai che è importante e quindi attenta a quelli che sono le esigenze del territorio, e il CUAP, Centro Unico per la Via delle Attività Produttive, è disponibile verso tutti coloro che vorranno avere informazioni aggiuntive ed eventualmente una collaborazione nel percorso per il rinnovo delle licenze. Grazie a voi. Grazie mille ancora. E se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici, fateli sapere anche agli amici commercianti. Sono delle informazioni molto importanti e sono a disposizione da seguire. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo ora, perché pubblicheremo tanti altri video interessanti e molto coinvolgenti. E sai che può interessare o coinvolgere anche te.